Buongiorno e bentornati nella redazione del Capoluogo, anche quest'oggi per l'appuntamento con il TG delle 13. Andiamo a scoprire insieme che cosa è successo in città e andiamo con una maglia nera per l'Abruzzo, la valutazione dell'applicazione dei LEA. Le griglie del Ministero della Salute hanno appunto rinvenuto che i tempi minimi per l'intervento di un'ambulanza è di 21 minuti contro i 18 considerati la sufficienza. L'inchiesta è del giornale La Repubblica. Soccorso, un'ambulanza troppo lenta. In effetti, diciamo che il problema è la media degli interventi tra la zona della, diciamo, costiera e la zona dell'entroterra, quindi è una media regionale. Rimaniamo sempre in tema di sanità e andiamo al San Salvatore, dove ricorderete qualche giorno fa c'era stata una segnalazione la mattina sul nostro numero di WhatsApp per la situazione ormai catastrofica dei parcheggi. Il capoluogo se ne è occupato molto spesso e in questo articolo della collega Francesca Marchi troverete un approfondimento molto dettagliato sulla storia dei progetti, appunto, dei parcheggi al San Salvatore. C'è stata finalmente la richiesta degli uffici amministrativi della ASL alla Regione Abruzzo per i 10 milioni di euro necessari all'intervento di potenziamento dei posti auto nell'area circostante l'ospedale regionale. La collega Francesca Marchi giustamente ricorda come dopo il sisma, e quindi in questi ultimi anni, l'area sia diventato un punto strategico per molte attività, appunto l'università, gli altri uffici che sono stati concentrati in quell'area, che però hanno in un certo senso condizionato lo sviluppo appunto della viabilità e quindi di conseguenza anche dei parcheggi, un po' per tutti, sia per addetti ai lavori che per gli utenti. Un'idea per Borgo Rivera. La Via dei Musei parte da Borgo Rivera, un articolo che ci è stato inviato da Mauro Rosati dell'Archeoclub con un riallacciamento di Borgo Rivera al resto della città che potrebbe far nascere una vera e propria Via dei Musei. Il presidente dell'Archeoclub dell'Aquila ci ha inviato questo contributo di analisi straordinario che ci rimanda però a un vecchio pezzo che abbiamo pubblicato sul Capoluogo addirittura il 29 settembre del 2016 con una bellissima idea di sviluppo di Borgo Rivera. Andiamo ancora avanti quindi e andiamo a vedere la segnaletica arriva da Calascio, la storia del disegnatore degli attuali cartelli stradali Michele Iocca da Calascio, dall'arte dei fumetti al genio civile per la nuova segnaletica. E ancora in evidenza troviamo la tenerezza al grande fratello, c'è Stefania Pezzopane. Proprio ieri la notizia che l'Acqua Santa Croce voleva lasciare la sponsorizzazione del Grande Fratello perché ritenuto troppo trash. Ieri sera, la serata, in prima serata, il Grande Fratello ospite Stefania Pezzopane. Momento molto intenso, diciamo, come emozioni. Ed effettivamente Simone si è proprio commosso a rivedere Stefania. Una bella sensazione, insomma, diciamo, per l'Aquila che si stringe intorno ai due innamorati. Ormai diciamo alla ribalta sulle reti nazionali. Tantissime notizie ancora sul capoluogo, da Rigopiano gli indagati D'Alfonso del Turco e Chiodi, Montereale ha arrestato lo stalker seriale, insomma come al solito potete rimanere aggiornati sul capoluogo e sulle nostre pagine social. Anche per oggi è tutto, dalla redazione del capoluogo e da Roberta Galeotti, buona giornata a tutti.